siamo nel maggio del 91, nell'armeria di via Volturno, è così. Eravate lei e suo fratello Roberto. Ora, in questa rapina è costata la vita a due persone. Alla proprietaria del negozio, che è la signora Alicia Anzaluni, e al suo collaboratore, che peraltro era un ex carabiniere, un carabiniere in pensione, Pietro Capoluongo. Ecco, anche per questa vicenda, Fabio Sami, suo fratello Roberto e lei avete dato versioni contrastanti. Cosa è successo in quell'armeria? È successo che si servivano delle armi. Io ho chiesto di vedere delle pistole, no? Adesso queste pistole se le portiamo via. Ho detto, se vuoi, questi sono i soldi. E apri la porta che me ne vado. Entrambi eravamo dentro. E l'uomo chiuse la porta, mise la mano sotto al tavolo così, disse, voglio vedere adesso come fa a andare via, stanno arrivando. Si apre la porta. L'ho ripetuto alcune volte, dice, stanno arrivando, voglio vedere adesso come fa a andare via. E gli ho sparato. Poi mi sono rivolto verso la donna e verso la donna gli ho detto, apri la porta. E lei ha detto, sì, ha aperto la porta. C'era, sempre sulla parete a destra del bancone, c'era in alto un bottone che spinse. Aprì la porta e stavo per andarmene. A quel punto lei disse, tanto ti prendono, ti ho riconosciuto, hai l'accento di Rimini e ci metteranno poco a trovarti. A quel punto è diventato un testimone. Questa è la versione dei fatti che lei dà? Sì, quello che ho dato dal processo. Questa è la verità? Sì. Invece la versione che lei ha dato al processo, ha dato in un interrogatorio, scusi, che è del 16 maggio del 1995... Lei ha dichiarato che a sparare è stato suo fratello Roberto, perché era conosciuto da Lanzaloni. Probabilmente all'epoca disse quelle cose perché Roberto mi stava scaricando addosso troppe cose. E allora ci fu un periodo che facevamo abbiamo fatto un po' di scarica barriera. Sì, sì. Senta, Savi, voi fratelli avete spiegato di aver scelto la strada del crimine perché spinti dal bisogno. Lei ha ripetutamente dichiarato a verbale che non la divertiva andare in giro a ammazzare la gente. Lei ha detto, io andavo a soldi e basta, è così? Sì. Ecco. Però ci sono una serie di episodi nei quali è assente, che vengono a smentire queste affermazioni. Perché avete messo in atto una serie di agguati nei quali era assente il movente economico. E sono l'assalto al campo nomadi, l'assalto ai due lavavetri marocchini e l'uccisione dei senegalesi. Perché? Insomma, come si spiega questo? Insomma? Che senso avevano questi agguati crudeli? Parliamo dei senegalesi, di questi senegalesi uccisi. Il razzismo non c'entra nulla. Il razzismo non c'entra assolutamente nulla. Quindi non è vero quello che ha detto suo fratello? No. Che lei è razzista? Mio fratello ha detto che io sono razzista? Suo fratello ha detto che lei è razzista. I senegalesi avevano dei comportamenti che non si potevano tollerare. Ubriachi fradici in mezzo alla gente, in mezzo alle vie dove passavano mamme con i bambini. A parte il fatto che erano dei sfruttatori, dei papponi erano. E li abbiamo seguiti per un po' e poi dopo mi ha sparato. Tutta lì, sono lì la storia. Non c'è altro motivo. Quindi
praticamente lei aveva un codice morale personale così alto da potersi permettere il lusso di giudicare delle persone che davano fastidio agli altri. Mi stavo arrogando quel diritto. Non intendevo di smettere, ce l'avevamo. Si diceva più avanti. Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Killer senza volto, dall'87 al 94 terrorizzano e insanguinano le Marche e l'Emilia Romagna in un'impressionante escalation di crimini. Con ferocia e determinazione assaltano caselli autostradali, distributori di benzina, supermercati, banche, uffici postali. Rapidi, decisi, violenti. I banditi si muovono con tecnica e con precisione da commandos. Un'imprendibilità la loro che copre le imprese criminali di mistero e di suggestioni sinistre anche per la tipologia diversificata degli obiettivi. Rapina per soldi, infatti, la banda. Spara sulle forze dell'ordine e su cittadini inermi, ma attacca anche campi nomadi e uccide cittadini extracomunitari, prefigurando una sorta di strategia del terrore che porta gli inquirenti sulle piste più disparate. Malavita organizzata, servizi segreti deviati, terrorismo. Sullo sfondo, presente come firma sinistra, una Fiat Uno Bianca di cui i banditi si servono in genere per le loro operazioni. Il 21 novembre 1994 è la fine di un incubo e l'inizio di uno sgomento. Sono poliziotti 5 dei 6 componenti la banda. È un colpo di scena. A Bologna, in questura, mentre era in servizio, viene arrestato l'assistente capo di polizia Roberto Savi. 3 giorni dopo, il 24 novembre, al confine con l'Austria, verrà catturato Fabio Savi in compagnia della giovane amante Eva Micola. Verranno poi arrestati gli agenti di polizia Alberto Savi, Pietro Gugliotta, Luca Vallicelli e Marino Occhipinti. Sono loro, quelli della Uno Bianca. Confessano i fratelli Savi e i loro complici. Sono le corti d'assise di Bologna, di Rimini e di Pesaro che li condannano. Ergastolo per Roberto, Fabio e Alberto Savi. Ergastolo per Marino Occhipinti, 28 anni a Pietro Gugliotta, 3 anni e 8 mesi a Luca Vallicelli. Incriminata e processata anche Eva Micola. L'amante di Fabio Savi viene ritenuta consapevole ma non complice delle gesta criminali della banda. Al termine di 7 processi, la giovane rumena viene condannata a 14 mesi di reclusione con sospensione della pena solo per documenti falsi, per concorso nell'importazione di un fucile Kalashnikov e per un furto di 40 milioni a danno di Fabio Savi. Ma non fatti vedere a Bologna, mica da me, beh. Tu sei già morto perché sono fuori loro, loro sono fuori. Hai insanguinato, hai terrorizzato paese, provincia e città e hai il coraggio di venire al processo! Nel 1992, in questa sua vita deragliata, irrompe una presenza femminile che sarà per lei significativa e che farà anche storia nella tragica vicenda della Uno Bianca. Eva Micola, una signorina che per 2 anni è stata la sua compagna e che ha preso le distanze da lei e dai crimini della Uno Bianca, ha agito sostanzialmente da pentita. Solo dopo la cattura, vale a dire dopo avere per lungo tempo e consapevolmente fruito dei benefici e dei lussi che le provenivano da quel denaro insanguinato. Questa è la storia. Lei stessa l'ha raccontata. Certo. Ora, dobbiamo ricordare che in sede processuale lei ha raccontato, l'amico l'ha raccontato, ma ha anche motivato questo suo comportamento e ha spiegato che non vi aveva denunciato prima della cattura, perché lei, Fabio Savi, la faceva vivere nel terrore. Ha descritto lei come un uomo violento, brutale, sadico nel rapporto privato. E ha detto che per condizionarla al silenzio, lei la maltrattava in più modi. La massacrava di botte, le strappava i capelli, le gettava addosso secchiate di acqua gelata, la minacciava. Anche l'ha fatta dormire anche sul materasso bagnato, insomma tutto questo per minacciarla, per condizionarla. Ecco, Savi, sia sincero, era questa la vita della Micola con lei? Assolutamente no.